Bella B! Bella G! Spostamento del peso. Io non riesco a spostare il peso di Gigi. Questo è chiaro. Pensa quanto faccio fatica io mentre faccio lo swing, tra l'altro. Ma durante lo swing si sposta il peso, e il peso dove va? Come si sposta? Ma che cosa fa questo peso? Perché ci sono varie scuole di pensiero, ci sono un sacco di giocatori che dicono: ah, ma no, il peso deve stare fermo, immobile, testa ferma, peso fermo in mezzo e poi ci giro attorno. Oppure devo tirare la palla alta, quindi mi devo buttare all'indietro col peso. Devo farla bassa, quindi tutto in avanti. Cosa deve fare lo spostamento del peso? Allora, partiamo da un ragionamento molto semplice. Tieni un attimo. Vai. Devo lanciare una palla con le mani. Cioè, qual è il movimento più naturale che ho per lanciare una palla là senza prendere rincorse? Quindi da una posizione semigolfistica tiro una palla laggiù. Questo. Che cosa ho fatto? Buono, scatta subito un contest e voglio vedere chi va più lungo. Scatta subito un contest, facciamo una buca e vediamo chi fa meno colpi con la mano. Mi piace. Ok, arriverà. Come ho spostato il peso? L'hai caricato. Caricato ovviamente. A destra e poi utilizzato la forza della gamba destra premendo sul terreno per spingere tutto il mio corpo a sinistra e lanciare. Questa è la cosa più naturale che abbiamo quando dobbiamo creare delle forze. Certo. Che sia il lancio velocità di una palla, che sia il lancio di un bastone, che sia anche solo tirare un pugno. Il lancio del bastone è interessante, scusami, lo devo fare per forza. Quindi fai così, effettivamente sì, mi viene da fare così per poi... Rip al bastone di Gigi. Vabbè, okay. Ma lo abbiamo immolato per la causa. Ma sembra bello adesso che giochi un bastone a boomerang. Devo tirarti un pugno, non farei un movimento di questo tipo qui. Cioè, arriva un pugno. Ma esatto, ma anche peso. Quando ti ho spostato prima, cosa hai fatto? Mi sono caricato per poi. Esatto, lo spostamento del peso non è altro che prendere energia dal terreno, quindi dal fatto che il terreno non si sposta e il pianeta Terra per fortuna rimane lì. Almeno se... rispetto a noi, perché siamo, giriamo insieme. Tu un pochino. Io un pochino lo sposto. Quando ti muovi un po' lo sposto. Ma poco. Non così tanto. Io non influisco. Quindi prendo il fatto che riesco a ancorarmi sul terreno grazie anche alla buona presa che solitamente hanno le scarpe da golf e posso prendere forza dal terreno, quantomeno riuscire a usare la mia forza contro il terreno per avere una specie di rimbalzo dall'altra parte che mi aiuta a tirare più forte. Principio di azioni e reazioni. Sì, tra l'altro sfruttando anche una delle parti più forti che abbiamo del nostro corpo, che sono le gambe, la parte bassa. Le gambe hanno tanta forza, ma purtroppo per loro non sono attaccate al bastone. Quindi solitamente... Quindi bisogna trovare un modo per portare la forza delle gambe, ok? Giocato così. Sul bastone, sì, giustissimo. Quindi dobbiamo riuscire a sfruttare le gambe. Ovviamente se il nostro peso va al contrario, quindi mi carico a sinistra... Fai vedere bene che questa... Mi vado a caricare col peso tutto a sinistra. In questa posizione qui. Perché la testa deve stare ferma, ricordo. Perché la testa... Allora, aspetta che ti... Perché una delle cose è la testa deve rimanere ferma. Testa ferma e quindi il peso che tendenzialmente tenderà ad andare un po' a sinistra. A questo punto potresti quasi alzare questa gamba. E questa invece è carichissima di peso. È carichissima di peso. E oltre ad aver fatto tutto un movimento della parte del bacino, fighissimo, proprio per dare potenza. Si capisce che è potente. Però provo anche a spostare il peso a destra, se vuoi. Così. Ecco, ah, bello! Però una volta che ho la gamba sinistra carica per un giocatore destro, qual è la gamba delle due più forte? Questa. Quando inizio a spingere, questa è la gamba che comanda. E quindi fai un bel reverse. E via a buttarsi dall'altra parte con conseguenti flappe, angolo d'attacco estremamente positivo, palla presa di lama. Succede, quante volte succede con approccino, tengo il peso bene a sinistra e poi hop, palla presa di lama e out e dietro. Il movimento del peso è un movimento naturalissimo, lasciamoglielo fare. Com'è che si sposta il peso a destra? Se noi andiamo a ruotare il nostro corpo lungo la spina dorsale, che si trova qua dietro, vai, girati, guarda in là, che trova dietro di noi, una volta che vado a ruotare tenendo come asse questo, è normale che vedendolo frontalmente il mio corpo si sia leggermente appoggiato a destra.
Poi grazie anche alla posizione di partenza, quando siamo in partenza abbiamo la mano destra più bassa della sinistra in setup e quindi la spina dorsale è già leggermente inclinata dietro naturalmente, quindi una volta che andiamo a ruotare il peso tende ad andare a destra per i fatti suoi. Quindi la testa si sposta dall'asse di partenza? La testa? Sì, o meglio. Questo è un mito pazzesco che si sente da tutti i campo pratica del mondo, secondo me. L'asse è qua. L'asse è dietro la testa, è dietro la nucca. Essendo la testa appena più avanti, quando ci giriamo, la testa naturalmente è andata leggermente. Si appoggia perché il fulcro della porta, fondamentalmente, che apriamo e chiudiamo, è nella parte posteriore. E quindi la testa che è un pochino più avanti giustamente si gira e si appoggia. E vi dirò, a volte si ruota anche senza problemi. Giocatori fortissimi che avevano il problema di rimanere un po' incastrati a sinistra, tipo Jack Nicklaus, partiva già con la testa un po' girata, quasi forzatamente girata a destra, quindi sapeva che riusciva ad aprirsi meglio con le spalle e non rischiare di rimanere incastrati. Poi ovvio che posso scegliere il quanto spostarmi di più o di meno, anche a seconda del tipo di colpo che voglio andare a creare. Quindi, ovvio, colpi dove mi serve meno forza, prenderò magari meno potenza dal terreno, terrò il peso un po' più stabile, magari partirò anche addirittura col peso un po' a sinistra, sto facendo un approccio, resto un po' più fermo, diciamo, sulle gambe, così mi garantisce un po' più di precisione, ma in un colpettino del genere la priorità non è la tirare la palla al massimo della potenza, è colpire nel punto giusto. Quindi più ripetitività e quindi più stai un po' più fermo. Un po' più fermo, diciamo. Anche perché stai andando molto piano. Infatti l'estremizzazione di questo è il pat. Quando tiro un pat non è che vado a spostarmi troppo col peso, almeno nella tecnica, chiamiamola base. Ci sono alcuni giocatori però comunque che cercano di sentire lo stesso po' di spostamento di peso per lavorare sull'angolo attacco e il rilascio del bastone. Però in generale, colpo corto, certo, ci sta a tenere il peso un po' più fermo. Colpi più lunghi ci sta utilizzare di più la massa, di più il peso. Quindi di più soprattutto la parte più forte che abbiamo del nostro corpo. Ah, pronti via direttamente drive-one. Vai! Allora, drive-one, oltre a voler fare tanta strada, è anche il bastone più lungo che abbiamo in sacca. Ne consegue che l'arco dello swing è il più lungo, è il bastone che fa più strada in assoluto perché è più lontano dal fulcro. Ne consegue che aiutarlo, per esempio nel mio caso a me piace molto appoggiarmi tanto a destra, mi sposto tanto a destra, anche perché il drive è uno dei pochi colpi che dove colpiamo la palla dopo il punto più basso dello swing, quindi col bastone che sta risalendo. Quindi stare dietro ci aiuta a non fare la classica paloma, a non fare drive troppo bassi. Quindi andare indietro, caricare, usare tanta forza del peso contro sulla gamba, contro il terreno, ci aiuta ad essere più veloci. L'importante chiaramente poi è non balzare oltre la palla, perché diciamo l'asse io la voglio comunque dietro alla palla nel momento dell'impatto. Però anche al contrario, devo stare dietro la palla, allora mi appoggio solo a destra e non torno mai più a sinistra. Chiaro, a quel punto togli peso dalla palla. Non ho più usato il terreno. Non è tanto diverso da quando poi si fa così e poi poi leva. Si capota indietro. Sei direttamente già fermo dietro, ma il succo è che non c'è peso e contro la palla. Ti metto questa piccola azione in più del peso, che è una cosa... che trona, è una cosa che ti direi quasi non ci si pensa, ma le forze in gioco sul terreno sono altissime, sono ben superiori a quello che è il nostro peso vero, perché andiamo a premere così tanto sul terreno da creare una forza di reazione alla altissima. Fine è come se saltassimo e al momento dell'impatto il peso è tendenzialmente è andato verso la gamba sinistra, certo, e in quel momento lì la gamba sinistra sta premendo per terra molto forte perché deve farci da perno per girare e non per collassare. Infatti lo si vede soprattutto nei giocatori, quelli che sono i picchiatori, quelli che tirano molto forte, i Rory McIlroy di turno, soprattutto
quelli molto forti e molto leggeri come giocatori, si vede che proprio stanno saltando via dalla palla. Saltano. Si vede la gamba sinistra che al momento dell'impatto è in una fase di completo rilascio, release. Praticamente quasi la steccano, alcuni addirittura sono in fase di volo all'impatto, tipo il Bubba Watson di turno, volano. Alzano proprio il piede, vola. Justin Thomas, anche lui, vola. E infatti finiscono con il piede in una posizione diversa da dove partiva, il piede sinistro. I bambini saltano, volano tutti. Via. Ti ricordi? Io ho una foto, non so se la recuperiamo, ce l'aveva tuo padre, di... un colpo dove io sono sulle punte, le punte sono leggermente staccate da terra, perché saltavo completamente... letteralmente saltavo per prendere la palla. Perché da bambini, quando le forze nostre fisiche sono inferiori rispetto a quelle d'adulto, dobbiamo cercare di trovare la massima energia possibile. Certo. E l'energia la prendiamo dai muscoli forti, dagli unici che abbiamo. Per un bambino un bastone pesa tanto. E infatti una cosa buona che si può andare a fare, quando in capo pratica vedete swingare dei bambini, di quelli magari che già hanno cominciano iniziato a giochicchiare un po', anche se molto piccoli, provate a guardare l'azione che fanno, che spesso è un'azione molto molto efficace a livello di risparmio energetico e per generare un'ottima potenza. E non solo è efficace, ma è naturale, perché gli viene naturale. Noi spesso, soprattutto chi comincia a giocare tardi, ha il problema di avere delle infrastrutture mentali che vanno a cercare di farti fare determinate cose razionalmente, quando il golf in qualche modo per alcuni movimenti è quasi più semplice di quanto non sembra. Devo lanciare una palla. È il famoso palla, lancia palla. Se mentre lancio la palla sto pensando a carico il peso sul lato destro, giro le spalle di 90 gradi verso destra, il gomito però lo devo puntare... Dov'è il gomito? Verso il basso, ma senza che si sia allontanato troppo dal fianco destro. In questo momento io qui... ci metterei anche un polso carico. L'avevo già fatto perché era già notato. Ma polso carico però con la faccia bassone non aperta, quindi okay. Non con la mano no, girata. Niente, così, io sto già impazzendo. E come faccio a lanciare la pallina? Impossibile, non ti parte. Non mi viene, esatto. Però perché... io quando lancio la palla la lancio così naturale, perché è una cosa che mi ha fatto da sempre, da bambini. Certo. Bisogna riuscire a creare questo apprendimento un po' naturale, sì, un po' da bambini, natural. Sapendo però quali sono le linee dentro le quali dobbiamo andare a muoverci. Ovvio. Quindi il nostro peso si sposta, proviamo a pensarci nei prossimi swing che andiamo a tirare in campo pratica. Si sposta. Come si sposta? A destra e poi a sinistra. Si sposta col ritmo giusto, con un ritmo paragonabile a quello di un lancio di una palla con le mani. Ci dà una mano a rimanere in ritmo, perché dato che sono movimenti delle parti grosse, tendenzialmente tendono a tenerci più in ritmo delle parti piccole, che invece purtroppo sono un po' più veloci e quindi spesso possono andare fuori ritmo. Infatti un ottimo esercizio per swingare a ritmo è questo qua, di spostare il peso da una parte all'altra in relazione. E qui si sente tanto quanto devi spingere su un piede e l'altro poi ti blocca per poi poterti far ruotare e tornare indietro per rifare lo swing di nuovo dall'inizio. Vado fuori ritmo? Nello stesso esercizio provo ad accelerare un po' il bastone. Ecco, e non sai più dove sono i piedi, è finita. I piedi si sono dall'altra perché? Parte. Perché la parte alta è gestita principalmente da braccia e mani che sono più veloci e la parte bassa non gli sta più dietro. E a quel punto lì andiamo a perdere, quindi paradossalmente a volte bisogna tirare più piano per tirare più forte. Assolutamente, fammi solo vedere il quando carichi e metti il peso, qual è l'errore principale da non fare. Quando si mette il peso a destra? Questo esatto. È l'errore da non fare. Ci vuole una rotazione sulla gamba e non una traslazione, si dice, giusto? Sì. Del bacino senza rotazione, perché sì, sennò sì. Poi si diventa un po' tipo i mollicci. Se vado a dancheggiare, questa gamba qui magari è anche carica di peso, ma non mi riesce a spingere. Se provo a spingere adesso sulla caviglia, la caviglia spingerà in questa direzione. Non c'ha più forza. Noi la vogliamo che spinga in questa direzione. Quindi anche degli esercizi. Aiutare. Alla Jimenez. Alla Jimenez, che è il motivo per cui lo fa, è proprio sbloccare il bacino e riuscire a sentire questo movimento piuttosto che non
Celentano. Sì, che un pochino i vecchi giocatori un pochino avevano la classica ci rovesciata, no? Sì, però ce l'avevano molto in avanti e pochissimo indietro. Quindi indietro rotazioni ampie, molti giocatori addirittura col piede staccato, che si andava a sollevare da terra. Il famoso piedino che tutti mi dicono, ma il piedino, quelli che non giocano mi chiedono, ma perché fate così col piedino? Perché sì, se lancio la palla con le mani sono così col piedino, uguale. Esatto, però tanto tempo fa, quando i bastoni non generavano la velocità, non erano così facili come adesso, molti giocatori facevano il piedino anche andando indietro, anche in salita, piedino, proprio per sganciare e riuscire ad avere il peso. E ti dico che è una tendenza di swing che sta pian piano ritornando per cercare di guadagnare ancora qualche metro extra anche nei giocatori moderni. Sì, quelli meno potenti, che quindi hanno più bisogno di potenza e un po' meno di ripetitività, perché ce l'hanno magari anche già, si consiglia di essere un filino più mobili con la parte bassa, Bubba Watson, Docet, e quindi essere poi più reattivi e più potenti. E voi spostate il peso? Cioè, riuscireste a spostare Gigi se ce l'aveste provato? Io no. Fateci sapere se spostate un Gigi qui sotto nei commenti e ci sta! Oh,